Ciao popolo di Lega Nerd, sono Simone di Bricknauts e in questo video vi parlo dell'ultimo teaser rilasciato da Lego dedicato al nuovo set in arrivo Lego Friends dedicato all'appartamento di Monica. Mi raccomando però prima di tutto, campanellino, attiviamo le notifiche per non perdervi nessuna news futura. E ora sigla! 42. Come già anticipato in una scorsa news, arriverà quasi certamente oramai il nuovo set dedicato alla serie TV Friends, marchiato Lego, però non Lego Ideas, ma Lego Creator, quindi con un numero iniziale di codice che inizia con 10 e non con il classico 21 dei set Lego Ideas. La conferma dell'arrivo di questo nuovo set è stata anticipata dal teaser rilasciato in questi giorni da Lego sui suoi canali social, dove vediamo quattro personaggi della serie uscire da una porta viola e salutare altri due personaggi sempre della serie. Successivamente poi a quest'immagine, tramite vari leak in giro per la rete è emersa la prima foto della scatola del set. Nella scatola vediamo appunto il set definitivo con l'appartamento di Monica diviso in varie stanze e le sette minifigure presenti al suo interno. Come possiamo vedere da questa foto, il set sarà estremamente pieno di easter egg dedicati alla serie TV. Sempre secondo le varie voci, il set dovrà avere appunto codice 10292, essere un modello 18 più, quindi per adulti, e contenere poco più di 2000 pezzi. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro. Al suo interno saranno presenti le 7 minifigure di Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross, Joy e Janice. Come ci ha abituato Lego, ormai lo sappiamo bene, il set verrà presentato pochi giorni dopo l'uscita del classico teaser rilasciato sui loro canali social. Il set Lego Ideas, vincitore di una precedente review Lego Ideas, il 21319 Lego Friends Central Perk, è stato rilasciato nel 2019 e il suo progettista è stato il francese Aymeric Fievé. Il set lo potete trovare anche nello shop di Multiplayer a 69,99 € ed è ancora presente a catalogo. Questo set ci mostra invece il Central Perk, ovvero uno dei punti fondamentali del telefilm, nella sua versione da set televisivo, quindi con le luci e le telecamere. Attendiamo quindi l'annuncio ufficiale per la prossima settimana. Questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima news. Ciao a tutti!